Il 30 giugno 1908, alle 7:17 del mattino, la vallata del fiume Tunguska, nella Siberia centrale, entrò a far parte della lista dei luoghi più misteriosi del mondo. Un'esplosione che si aggirava tra i 10 e i 15 megatoni, un megatone pari alla potenza esplosiva di 1 milione di tonnellate di tritolo, spazzò il bacino del fiume Tunguska, bruciando e abbattendo alberi, polverizzando l'erba, carbonizzando ogni forma di vita nel raggio di 40 chilometri, illuminando a giorno le notti d'Europa, sollevando una tale quantità di polvere e detriti da stravolgere il colore dei cieli di tutto il mondo per settimane. Nell'Antartide ci furono aurore boreali di singolare aspetto. L'esplosione causò una tempesta magnetica che mandò in tilt i sismografi, le bussole e le radio del pianeta. Tutti pensarono che fosse la fine del mondo. La causa? Sconosciuta. Per avere un'idea dell'assoluta unicità dell'evento, basti pensare che l'area dell'Arizona in cui si trova il grande cratere lasciato da un meteorite caduto sulla Terra 50.000 anni fa fu sottoposta a un'esplosione di 3,5 megatoni. Nel caso della Siberia parliamo di circa 15. Una potenza 1.000 volte superiore a quella della bomba che disintegrò Hiroshima nel 1945. Se il disastro si fosse verificato in un'area popolata dell'Europa, sarebbero morte circa 500.000 persone e intere città sarebbero state rase al suolo. Tutti questi dati variano sensibilmente da sito a sito nel mondo di Internet, ma rimangono comunque sconvolgenti per un fenomeno che ancora oggi non ha una spiegazione precisa. Dopo l'esplosione, una nube gigantesca a forma di fungo si alzò nel cielo. Una pioggia di pietre incandescenti cadde sulla Siberia. Nel giro di 2 settimane, chiunque si era trovato a poca distanza dall'esplosione morì tra atroci sofferenze con gli stessi sintomi che si riscontrano dopo l'esposizione alle radiazioni. Per anni nessuno si occupò della cosa. C'è una spiegazione logica, ovviamente. La zona in cui era avvenuto il fatto era isolata dai grandi centri abitati e difficilmente raggiungibile per l'epoca. Stiamo parlando del 1908. Inoltre il clima in quella parte di mondo non permetteva rapidi e piacevoli spostamenti anche per gli esploratori più arditi. In seguito arrivò la Prima Guerra Mondiale a sconvolgere il pianeta più dell'esplosione stessa e il segreto di Tunguska rimase tale ancora per molto tempo. Soltanto dopo la fine del conflitto, nel 1921, le indagini ebbero inizio e l'area ricevette le prime visite da parte di studiosi. Cominciare le analisi di un sito sconvolto da un enigmatico evento dopo anni non è il massimo, ma per fortuna la natura ha una buona memoria e conserva piuttosto bene le prove di quanto le succede. Leonid Kulik, esperto di meteoriti dell'Accademia Sovietica delle Scienze, che viene considerato, tra virgolette, il padre di Tunguska, fu l'uomo incaricato di compiere le prime ricerche. Non essendo possibile raggiungere il sito per la mancanza di fondi, dovette limitarsi a leggere tutti gli articoli di giornale apparsi subito dopo l'esplosione e che riportavano la descrizione dell'oggetto caduto sulla Terra in quel lontano 30 giugno e ad ascoltare le testimonianze. La gente raccontava di aver visto un oggetto cilindrico talmente luminoso da non poter essere guardato a occhio nudo. Un piccolo sole, tanto per rendere l'idea. Aveva una coda di vari colori iridescenti. Si era mosso in verticale, sfrecciando verso la Terra per 10 minuti buoni. Al momento dell'impatto, non con il terreno ma a un'altitudine stimata tra i 5 e i 10 chilometri, come si sarebbe scoperto più tardi, si era udito un fortissimo rumore che molti dei testimoni descrivevano come di un bombardamento apocalittico. Animali, la maggior parte renne e uomini delle zone più lontane, erano stati buttati a terra dall'ondata di calore. Persino chi si trovava a 800 chilometri di distanza aveva potuto vedere e sentire la luce e il frastuono. Gli alberi erano stati piegati e in pochi istanti più di 1.000 chilometri quadrati di foresta erano bruciati. Le ceneri della tundra erano volate in alto ed erano state trascinate in giro per il mondo dai venti. Proprio queste polveri, salite a un'altezza di 70 chilometri, avevano dato via al fenomeno della nube nottilucente,
ovvero una gigantesca nuvola fosforescente che aveva illuminato a giorno le notti di parecchi paesi. In ogni parte della Terra si erano registrate albe e tramonti ricche di colori inusuali. Il fenomeno si era attenuato sempre più e infine era scomparso nel giro di qualche settimana. A 900 chilometri dall'epicentro erano state registrate delle anomalie nel campo magnetico terrestre, lo stesso fenomeno che si verifica in caso di esplosioni nucleari. I sismografi di San Pietroburgo a 4.000 chilometri di distanza avevano registrato la scossa e così altri sismografi del pianeta. La regione colpita era abitata da pochi pastori e cacciatori, ragion per cui non c'erano state molte vittime. Nel 1927, ben 19 anni dopo l'evento, Leonid riuscì a ottenere i fondi per una spedizione dall'Accademia Sovietica delle Scienze. Il viaggio fu un incubo attraverso la Siberia, tra pantani e acquitrini, fiumi e ruscelli, subendo il flagello di enormi sciami di zanzare. Presso il fiume Merkirta si cominciavano già a vedere i primi segni del disastro. Leonid salì sulla cima di una collina. Quello che vide superava di gran lunga lo scenario che aveva tante volte immaginato. Per chilometri e chilometri gli alberi bruciati erano stati abbattuti verso un'unica direzione. Aveva intorno una distesa infinita di tronchi grigi e di polvere, nient'altro. Per Leonid fu uno shock. Quella sera, ancora scosso dalla visione, scrisse nel suo diario: «Desolazione assoluta fino all'orizzonte. Che sarebbe successo se l'evento si fosse verificato a San Pietroburgo?» A causa dell'arrivo del rigido inverno russo, Leonid dovette fare marcia indietro. Tornò in giugno per ricominciare l'esame della zona. Trovò quello che avrebbe poi chiamato il calderone, una vasta depressione nel terreno che ipotizzò essere l'epicentro dell'esplosione, nei pressi del fiume Tunguska, a circa 100 km da Vanavara. Aveva già studiato il cratere dell'Arizona, il Meteor Crater, largo 1200 metri e profondo 170, e per lungo tempo ne cercò uno simile nell'area siberiana, senza alcun risultato. Se il meteorite era esploso a pochi chilometri dal terreno, dove erano i frammenti? Possibile che si fosse polverizzato del tutto? Leonid organizzò altre tre spedizioni, sempre con lo stesso deludente risultato. Uno dei suoi assistenti, Jankowski, si allontanò dal perimetro sotto esame e trovò quello che poi dichiarò essere un corposo pezzo del meteorite originale. La storia vuole che fosse morso da un serpente mentre tornava al campo base per informare Leonid della nuova scoperta. Dopo una lunga degenza in ospedale, durante la quale rifiutò di rivelare la posizione del prezioso reperto per paura che altri si attribuissero il merito della scoperta, si unì alla successiva spedizione di Leonid e tentò di ritrovare il meteorite, fallendo miseramente. Dopo la sua morte nessuno ci pensò più e ci si convinse che Jankowski se lo fosse inventato di sana pianta. Solo John Anfinogenov continuò a pensare che fosse tutto vero. Riuscì infine a trovare il prezioso frammento di meteorite e a farne analizzare una parte. I risultati furono sconfortanti da un lato e intriganti dall'altro. Il masso di circa 10 tonnellate non era un meteorite, ma proveniva sicuramente da un'altra zona della Russia. Come era giunto lì quel tipo di roccia così atipico per la valle del Tunguska? Chiuso un caso, se ne apriva un altro e il mistero si infittì. Leonid Kulik morì durante la Seconda Guerra Mondiale con quelle domande che ancora attendevano una risposta. La guerra impedì ad altri di seguire le orme dello studioso e solo nel 1958 il geologo e astronomo Kirill Pavlovich Florensky riprese le indagini. A lui si unirono Gennady Plekhanov dell'Università di Tomsk e Nikolai Vasiliev. La Russia impedì a scienziati stranieri di occuparsi del caso fino al 1989, quando un gruppo di 20 studiosi americani, tedeschi, giapponesi e inglesi affiancarono gli scienziati russi per scoprire cos'era accaduto in quel desolato angolo di mondo. Si arrivò alla conclusione che l'oggetto entrato nell'atmosfera terrestre doveva avere un diametro compreso tra i 50 e i 100 metri.
Oggi, dopo ulteriori studi, il diametro ipotizzato è aumentato e si parla di circa 200 metri. La deflagrazione, che come detto prima si stima sia avvenuta a 5-10 km dal suolo, ha operato numerosi cambiamenti su flora e fauna. La formica locale ha subito mutazioni genetiche che sono state certificate. In almeno una specie di pino si sono riscontrate anomalie genetiche nei semi e negli aghi. Le piante in generale crescono tuttora più in fretta del normale. Anche i valori del sangue di chi ha vissuto dal 1908 in poi nei pressi di quella zona presentano anomalie. Menotti Galli, Giuseppe Longo e Romano Serra, scienziati dell'Università di Bologna, hanno analizzato la resina degli alberi investiti dall'esplosione e hanno scoperto tracce di metalli che non avrebbero dovuto esserci in così grande quantità. Calcio, piombo, nichel, tungsteno sono metalli di solito contenuti negli asteroidi, ma la domanda torna. Se si è trattato di un asteroide, dov'è il cratere? Il geochimico Yevgeny Kolesnikov, nel corso degli anni, ha estratto campioni di terreno da svariati punti dell'area, sia nell'epicentro, sia nelle zone più lontane da esso. Nei campioni del 1908 c'è una maggiore quantità di idrocarburi volatili, che sono presenti anche nell'atmosfera e che si pensa siano rilasciati dalle comete. Il problema consiste nel capire se queste sostanze fossero già presenti in origine nel terreno oppure no. La spedizione italiana ha recentemente prelevato campioni dal fondo del lago Cieco, che si trova molto vicino all'epicentro dell'esplosione. Nel lontano 1930 l'astronomo Fred Whipple avanzò l'ipotesi della cometa formata in parte da roccia e in parte da ghiaccio. Secondo lui, la cometa impattò con l'atmosfera mentre la coda diede origine ai fenomeni luminosi riscontrati. Sono in molti, però, ad aver smentito questa teoria. Ancora non sappiamo esattamente cosa siano le comete e pertanto ignoriamo anche lo scopo della loro esistenza nell'universo. Di tanto in tanto si avvicinano alla Terra con il loro nucleo composto da acqua, metano, ammoniaca, silicati e composti del carbonio. Per gli scienziati, un intruglio di gas chimici. Per noi, un affascinante fenomeno che il più delle volte si osserva una sola volta nella vita. Passiamo alla teoria tettonica. È possibile collegare il tutto alla deriva dei continenti e a tutti quei movimenti della Terra che causano i terremoti e le eruzioni? L'energia sprigionata da tali moti tellurici può dare luogo a fenomeni luminosi come colonne di luce, lampi e cielo stranamente brillante. I fenomeni sismici che li accompagnano potrebbero aver sradicato gran parte degli alberi, anche se questa congettura è un po' stiracchiata. Prima del 1908 si registrò un'attività di questo genere nei dintorni del lago Baikal. L'epicentro di Tunguska è situato sopra un antico vulcano. Dunque, una massiccia fuga di gas dalle profondità della Terra che si è incendiato causando una mezza apocalisse? Forse. Nelle vicinanze del calderone vennero trovate delle piccole sfere di polvere fusa rinvenute anche nel luogo del primo test sull'atomica effettuato in Messico. C'è stata dunque un'esplosione nucleare? I numerosi decessi tra gli abitanti potrebbero costituire una conferma in tal senso, anche se nel terreno non è stata trovata alcuna prova definitiva. Dobbiamo a questo punto, per forza di cose, prendere in considerazione anche la teoria dell'astronave aliena. Gli ufologi sostengono che un oggetto volante non identificato cadde sulla Terra e al suo interno un sistema di propulsione nucleare saltò in aria. Si tratta di un diverso tipo di reazione nucleare a noi sconosciuto. Le testimonianze raccolte raccontano di come l'oggetto, in fase di discesa, cambiò rotta per un paio di volte, come se volesse tentare in qualche modo di risalire. Si trattava di un oggetto governato da un'entità intelligente? Se è così, che ne è stato del relitto spaziale? Alcuni ricercatori sostengono che una parte del velivolo potrebbe essere rimbalzata sulla Terra per finire di nuovo nello spazio, ma è un'ipotesi non molto verosimile. Stando ad alcune testimonianze di pastori, nel territorio della Yakutia, semidisabitata zona della Siberia a ridosso del circolo polare artico, sarebbero presenti dei grandi oggetti metallici discoidali parzialmente interrati,
che i pastori e i cacciatori di passaggio usano spesso per trascorrervi la notte. A detta di questi, la temperatura all'interno di queste caldaie, chiamate così dai pastori, sarebbe confortevole. Nel 1992 un professore russo disse di aver visto con i suoi occhi una di queste costruzioni metalliche. Per gli scienziati europei o americani non è mai stato possibile raggiungere questa regione e verificare l'autenticità dei racconti, specialmente per via del clima impossibile. In inverno si possono toccare i meno 50 gradi e in estate i 35 gradi, accompagnati da nugoli mostruosi di zanzare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, poi, si è presentato un ulteriore ostacolo alle esplorazioni e ricerche per via della presenza di oro e diamanti nella suddetta regione. La città di Mirny è diventata il centro direzionale per le estrazioni e dal 1992, per l'appunto, un'unica compagnia mineraria ha il permesso di scavare in quei luoghi. Per degli studiosi, specie se stranieri, ottenere l'autorizzazione è molto difficile. Questa è la dichiarazione di Mikhail Vysok, che a capo di una squadra di scienziati russi visitò la zona. Le cupole metalliche, riportate da tante testimonianze, esistono per davvero. Effettivamente abbiamo trovato 5 oggetti metallici sepolti nelle paludi. C'è sicuramente qualcosa di strano là fuori. Non abbiamo idea di cosa siano o per cosa siano stati utilizzati. Si tratta di un antico insediamento alieno? Nell'agosto 2004 il ricercatore Lurin Labbin ha comunicato il ritrovamento di minuscoli oggetti di apparente origine extraterrestre. Si tratta di frammenti che si sarebbero staccati dalla superficie di un corpo lucido e nero. Le prime informazioni riguardano la composizione: silicio di ferro. Anche una roccia di 50 kg sarebbe stata spedita ai laboratori per essere analizzata. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sul caso. Ci sarebbe anche la teoria dell'antimateria. Il discorso si fa più complesso quando parliamo di quella che molti studiosi definiscono la materia più esplosiva dell'universo. Tra antineutroni e antiprotoni si sarebbe formata nello spazio una antiroccia con un diametro di 1 metro e del peso di 4 tonnellate che viaggiava a 60 km al secondo. L'antimateria venne a contatto con la materia e produsse un'enorme energia che generò raggi gamma. Ecco quindi spiegata la radioattività. I risultati ottenuti con il carbonio-14 su campioni estratti dagli alberi sono però contraddittori. Dopo tutti questi anni, non si è ancora appurato se a Tunguska sia presente o meno della radioattività residua. Se non era una antiroccia, che cos'era? Rispunta l'astronave aliena che, per l'occasione, cambia il suo sistema a propulsione nucleare in un motore alimentato da materia e antimateria. Forse questo secondo tipo di veicolo extraterrestre è più credibile del primo, perché se esiste davvero una civiltà più avanzata della nostra, in grado di viaggiare velocemente tra le stelle, è logico presumere che utilizzi un tipo di energia meno pericolosa di quella atomica. Passiamo alla teoria del buco nero. I buchi neri sono i resti di stelle collassate, larghi circa 10 km, una regione dello spazio-tempo che presenta una curva anomala e che assorbe materia ed energia. Una di queste masse, di cui ancora si sa ben poco, avrebbe letteralmente attraversato la Terra senza lasciare crateri. Ma se così fosse stato, anche nel punto di uscita, nel nord dell'Atlantico, si sarebbe avuta un'esplosione come quella del punto d'entrata a Tunguska. Invece niente. Gli ecoscandagli della Marina non registrarono nulla di insolito. Abbiamo poi la teoria del fulmine globulare. Una sfera di diametro variabile, si va dai 40 cm a qualche metro, che può essere di vari colori. Alcuni fulmini globulari appaiono e scompaiono gradualmente, altri concludono la loro esistenza esplodendo. Le probabilità di vederli sono molto più alte immediatamente prima, durante e subito dopo i temporali. Quello che, in teoria, avrebbe colpito la zona di Tunguska doveva essere un fulmine globulare davvero sorprendente. Una gigantesca sfera carica di elettricità con un raggio di 50 metri che si spostava a poche decine di metri al secondo con una luminosità di 100 milioni di watt. Sarebbe lui il responsabile di questo fenomeno?
Una delle ipotesi più moderne è quella offerta da un gruppo di ricercatori dell'Università Federale della Siberia, capitanato da Daniil Krennikov. Secondo questa teoria, un meteorite ferroso grande quanto uno stadio di calcio avrebbe sfiorato appena la Terra, rimbalzando, per così dire, sullo strato più esterno dell'atmosfera terrestre. Questo contatto momentaneo avrebbe scaldato a grandi temperature il meteorite, causando l'esplosione e la conseguente onda d'urto che si sarebbe scaricata al suolo. Il calore avrebbe bruciato gli alberi, mentre parte del ferro vaporizzato che componeva il meteorite si sarebbe trasformato in polvere, lasciando tracce trascurabili sul terreno. Questo spiegherebbe l'assenza di un cratere. Se questa è la verità, allora possiamo dire che la Terra quel giorno è stata molto fortunata. Oggi la regione del Tunguska è ancora una desolata area fatta di acquitrini infestati dalle zanzare tra le colline della taiga siberiana, abitata dai nomadi. Anche all'occhio dell'osservatore meno esperto, gli effetti dell'esplosione sono ancora evidenti. Allucinante se si pensa che sono passati più di 100 anni. Quale oggetto entrò in collisione o meno con la Terra nel 1908? Asteroide o cometa? Astronave spaziale o massa di antimateria? Sembra impossibile, ma più le analisi si fanno minuziose e più la confusione aumenta. Invece di fare chiarezza, le nuove attrezzature e le nuove tecnologie fanno nascere solo altre domande. Al momento nessuno è in grado di affermare con certezza cosa accadde a Tunguska. Il nostro pianeta ha già subito, tra virgolette, attacchi da parte di corpi celesti ed esiste la concreta possibilità che questi possano ripetersi. È allarmante sapere che almeno 2000 corpi celesti di un chilometro di diametro attraversano l'orbita terrestre a intervalli regolari. Se uno di questi cadesse sulla Terra, spazzerebbe via una buona fetta dell'umanità. A seguire ci sono 80.000 corpi celesti di diametro inferiore. In particolare c'è un asteroide con quasi 2 km di diametro, battezzato 1950 DA, scoperto per l'appunto nel 1950, che presenta lo 0,3% di possibilità di impattare con la Terra. C'è di che preoccuparsi? Per adesso no. Il probabile impatto è previsto per il 16 marzo 2880. Auguri alle future generazioni.